Non è uno scenario edificante quello che la Corte dei Conti traccia del Molise. La magistratura contabile ha parlato di malcostume diffuso e dilagante nella gestione della cosa pubblica. Più di 800.000 euro la cifra complessiva del valore delle condanne. Le emergenze riguardano i conti della sanità, l'uso improprio di fondi pubblici, ma anche la cattiva gestione dell'ambiente e gli scarsi controlli nella gestione del personale del pubblico impiego. Le emergenze si ripropongono anche quest'anno, sono quelle della sanità in primo luogo, in cui la nuova giunta regionale dovrà provvedere con una celerità e con la capacità di assumere decisioni difficili, a volte che appaiono impopolari, lo sono magari, ma che sono foriere di benefici per la popolazione. Poi altre criticità di rilievo sono opere incompiute, sono appalti mancati, affidamenti contrattativa privata, violazione del paesaggio molisano costruzioni di paleoliche in luoghi tipo Altiglia eh, che dovrebbero essere protetti e poi anche sul personale della regione abbiamo avuto una, più di una ventina di casi di assenteismo, di timba, temperature fasulle, di presenza in ufficio. Presidente, alla fine quale scenario ne viene fuori? Lo scenario che viene fuori è uno, di una diffusa illegalità, una tendenza a considerare la legge una sovrastruttura e a cercare di trovare soluzioni ai vari problemi economici. Ma i problemi economici devono trovare la loro soluzione nel quadro della legge, solo così si concepisce uno Stato civile. Allora, quale messaggio possiamo dare alle forze istituzionali di questo territorio? Io credo che le forze politiche del territorio devono trovare il coraggio, oltre per quelle scelte impopolari di cui avevamo parlato prima, di diminuire il costo della politica e quindi di fare una riflessione e quindi rinunciare a tutte le prebende non strettamente necessarie all'esercizio della funzione e di sfoltire tutto il sottobosco politico usito dalle società partecipate che vanno ridotte e anche la presenza di amministratori non devono essere non nella logica del carrozzone, ma pochi elementi validi e con un coordinamento centrale da parte della Presidenza e della Giunta regionale.